definizione delle disfunzioni del pavimento pelvico maschile. Ebbene sì, andremo ad esplorare questo pavimento pelvico anche in versione maschile dopo aver tanto parlato, ma giustamente come sempre, di quello femminile delle sue funzioni. Ne parliamo come ovvio sempre con un'esperta fisioterapista specializzata nella riabilitazione proprio del pavimento pelvico, la dottoressa Simona Schifone. Benvenuta. Salve e grazie a tutti voi che ci seguite. Grazie dottoressa di aver accettato il nostro invito e finalmente andremo a chiarire anche questo pavimento pelvico che nella Esatto. donna abbiamo scoperto comunque essere una parte importante per tante Esatto. cose, ma ora scopriamo anche dal punto di vista maschile. Allora, esatto, e diciamo che socialmente lo individuiamo proprio come, è un errore, ma come compartimento esclusivo della donna. Ma questo non è Vero. così, perché è un distretto corporeo, costituito da muscoli, da legamenti, da vasi, da nervi e da una sostanza, da una struttura molto importante, costituita da collagene. Si trova alla base, del bacino, a contenere gli organi più importanti, che sono la vescica, il retto nell'uomo, nella donna naturalmente l'utero e la vagina, e sottendono una serie di importanti funzioni. Quelle più conosciute sono la menzione, la defecazione, la Certo. sessualità, la gravidanza nella donna, ma le funzioni importanti, direi, sono anche quella di equilibrio e di postura, mantenimento della giusta postura. Allora, proprio in funzione di questo aspetto, io direi che la salute del pavimento pelvico è importante. Assolutamente. Proprio direi certamente la cura, ma anche e soprattutto la prevenzione. E la prevenzione di cosa? Ecco. Le patologie del pavimento pelvico sono patologie, che riguardano sia il comparto anteriore che il comparto posteriore. Relativamente al comparto posteriore abbiamo l'incontinenza urinaria, che è quella perdita improvvisa e involontaria di urina, Certo. oppure addirittura la ritenzione urinaria, la difficoltà nel mingere. Oppure l'incontinenza da urgenza, quella è molto Quella importante perché terribile. è di pertinenza della vescica ed è quello stimolo imperioso di recarsi al bagno, addirittura a volte con difficoltà nel trattenere l'urina. Quindi anche Poi, poi con difficoltà nella vita sì, si sociale. creano una serie di difficoltà sociali. Sì. Ma anche a casa, non è che Sì, te la cavi esatto. bene. E poi ci sono delle situazioni, patologie del comparto posteriore, lì abbiamo anche lì un'incontinenza fecale o addirittura situazioni come prolassi, cioè la discesa dell'organo dalla sua sede, Che quindi altra situazione non non bella. bella, veramente di difficile No, gestione. ma consiglio sempre di andare a vedere sul web qualche Sì. foto di prolassi dell'ano, per esempio. Non mi Sì. passa la voglia di non occuparmi del Esatto, pavimento pelvico. esattamente. Poi abbiamo naturalmente tutti i problemi legati alla sessualità. È un aspetto importante e che devo dire nell'ambito della mia professione incontro tanti giovani uomini che ne soffrono, che è il dolore. Il Ecco. dolore che diventa cronico dopo i 6 mesi. Dopo 6 mesi, diciamo, in cui si soffre di questa situazione e che può riguardare sicuramente tutto il pavimento pelvico, ma anche situazioni di circoscritte come i testicoli, come il dolore penieno, il dolore anale, degli adduttori, comunque tutta l'area del pavimento pelvico. Una situazione davvero anche questa complicata e di difficile gestione. Esatto, non solo, dato che poi scopriremo che l'allenamento, no? La riabilitazione del pavimento pelvico non è nemmeno una cosa particolarmente difficile, a Esatto. maggior ragione la domanda è: solo perché riguardano le nostre parti intime ci togliamo un disagio senza porre soluzione? Allora, diciamo che Perché qui è un forse, problema, eh. esatto, forse ad oggi ancora lo identificherei come un tabù il pavimento pelvico. Certo. In realtà, come abbiamo visto, sottende a delle funzioni fondamentali importanti. Certo. Allora, intanto è importante, naturalmente c'è la cura per queste patologie, però diciamo che la nostra migliore alleata è la prevenzione. Certo. La prevenzione, come prevenire queste tematiche, queste problematiche? Sicuramente con uno stile di vita regolare, uno stile di vita sano, attraverso lo sport, per esempio, una Certo. vita regolare sportiva, poi in questo periodo è importante, Chiama, chiama. esatto, chiama con le Olimpiadi, questa cosa mi sento molto, me le sento molto a cuore.
Allora direi che lo sport è fondamentale. Lo sport tutto è fondamentale per il pavimento pelvico, forse qualcosa di più mirato, più focus sul pavimento pelvico, direi gli sport che riguardano l'interessamento degli arti inferiori, quindi abbiamo la corsa, l'atletica leggera per esempio, o tutti gli sport che riguardano l'utilizzo dei muscoli del tronco, quindi come abbiamo detto prima, no? L'equilibrio, certo, la postura, certo. Quindi il pilates, il fitness in senso generale, il corpo libero. Certo, ma comunque, penso anche il nuoto. Sì, il nuoto è una giusta, mi piace, è il mio sport, ma direi non con un focus sul pavimento pelvico. Okay. Direi il nuoto sì, va benissimo, ma focus sul pavimento pelvico sono altri. È importante naturalmente anche l'alimentazione, quindi mantenere un peso corporeo giusto, corretto, evitando quegli incrementi ponderali o quei bruschi cali ponderali che durante il periodo preestivo, con queste diete drastiche che quasi vanno di moda, vero, tanta gente ha, che porta a un disequilibrio della funzione di queste strutture, no? E quindi la possibilità dell'insorgenza di alcune patologie. E poi mi sentirei di parlare anche, molto importante, della nutraceutica. Sì. La nutraceutica, che è l'integrazione alimentare di alcuni nutrienti che, come abbiamo visto, ci sono evidenze scientifiche nell'ambito della nutraceutica, che naturalmente non ci sono più quelle macro carenze, certo, importanti come un tempo, certo, ma sono le micro carenze croniche che portano eventualmente all'insorgenza di patologie. Quindi ecco, direi che anche la nutraceutica è un grande alleato. È chiaro poi che in situazioni in cui si dovessero avere condizioni, esordire condizioni patologiche, come abbiamo visto, è chiaro che è importante rivolgersi allo specialista, all'urologo, il proctologo e il fisioterapista che si occupa, specializzato nella riabilitazione del pavimento pelvico, per creare proprio un programma ad hoc per il paziente, certo, che sia personalizzato, quindi intanto mai il fai da te. Perché esatto, nel fai da te non si sa mai cosa cercare. Non solo, non è detto che quello che troviamo sia davvero adatto a noi, sia davvero adatto a noi, esatto. E in tanti casi abbiamo sentito anche a tanti specialisti che a volte si rischia di, come dire, prendere fischi per fiaschi e, esatto, andare a peggiorare una situazione. La situazione, una condizione che se magari rientra nell'ambito del conservativo poi diventa esatto, chirurgico. Esattamente, esattamente. E questo è, penso, il miglior consiglio che possiamo dare ai nostri ascoltatori, oltre sì, ovviamente a quello di smettere di considerare normale delle tante situazioni esattamente, l'incontinenza, il dolore, esattamente, perché questa è un'altra tendenza che abbiamo, purtroppo, sì, questo sempre perché c'è un po' di tabù ancora socialmente parlando, vero, sciocco anche, sì, al esatto, giorno d'oggi sciocco anche perché in fondo siamo bombardati da ogni forma di esatto, visione, esatto, che, esatto, insomma, scabrosa. Poi le informazioni le possiamo avere, le possiamo esatto, ricevere, sono facilmente fruibili, sì, bisogna soltanto sapere cosa cercare, esatto, esatto, il professionista, diciamo, adatto alla situazione, alla situazione, ecco, che poi sì, ci possiamo andare anche di nascosto in modo che nessuno lo sappia, ma esatto, ma insomma esattamente, un po' di serietà. Esatto. Dottoressa, allora, qualche raccomandazione che vogliamo dare ai nostri maschietti, dato che parliamo di pavimento pelvico, allora, sì, maschile? Allora, le raccomandazioni sono sempre, come ho detto prima, sempre una vita attiva, alimentazione corretta, eventualmente nutraceutica sempre con i professionisti del settore. E non tabù parlarne anche con, banalmente, con un compagno, con un amico, con chiunque. Ci si rende conto di quanto sia una problematica davvero diffusa. Comune, molto sì, più di quello che si dice. Benissimo. Poi volevo un attimo dire una cosa relativamente al lavoro, relativamente al discorso della riabilitazione del pavimento pelvico maschile. Sì. Lo scorso anno ho partecipato ad uno studio condotto su pazienti che avevano esiti di prostatectomia radicale e che quindi soffrivano di incontinenza urinaria. E sono stati trattati con idrochinesi terapia, con un protocollo di esercizi di lavoro da me creato e che ci ha dato dei risultati davvero interessantissimi, sia come tempi di recupero che come effetti proprio del recupero, un recupero veramente eccellente. Oh, questa no, ha fatto proprio perché bene, è molto interessante. Certo. È un passo un plus, in più che abbiamo, plus, quindi assolutamente esatto, interessante. Aprite bene le orecchie,
Simona Schifone 78 @gmail.com per avere un punto di riferimento a cui chiedere anche riguardo proprio questa ricerca, esatto, che ha avuto esiti così positivi. Esatto. Vogliamoci bene un po' di più, mi viene tutti da dire. Quanti. Assolutamente. Dottoressa, grazie davvero. A voi, grazie tante. Un saluto ai nostri ascoltatori, ci vediamo alla prossima puntata.